La quarta ondata di contagi legati al SARS-CoV-2 minaccia l'Europa. La mappa del continente si colora di rosso, con sei regioni verdi in tutta Italia. Numeri preoccupanti arrivano da Germania e Gran Bretagna, l'allarme dai Balcani fino alla Russia, tanto che l'OMS lancia l'allerta. Per la quinta settimana consecutiva i casi sono aumentati. Siamo all'epicentro della pandemia. Oggi in Italia riunione tra il commissario per l'emergenza Figliuolo, il ministro della Salute Speranza e il coordinatore Locatelli per fare il punto sulla situazione. Speranza: insistere con vaccinazioni, richiami terze dosi e Green Pass. Poi assicura: sul Green Pass al momento non sono allo studio modifiche. Per il ministro la certificazione verde rimane uno strumento per il controllo epidemico, perché rende sicuri i luoghi in cui è utilizzato e ha un effetto incentivante per la campagna vaccinazione. Il ministro ha voluto ricordare l'importanza dei dispositivi di protezione: mascherine al chiuso vanno usate in tutti i casi in cui ci sia rischio assembramento. Il ministro ha lanciato una frecciata alle manifestazioni Novax No Green Pass, che hanno contribuito, secondo Speranza, all'impennata dei contagi. Figliuolo: terza dose disponibile per tutti. E da oggi coloro che hanno completato il ciclo vaccini non riconosciuti da EMA come Sputnik e Sinovac possono ottenere il Green Pass se ricevono una dose a mRNA con Pfizer o Moderna.